Grazie a Luciano che conosco da molto tempo, da almeno 30 anni, poi le strade si sono divise, però sempre ci si incontra di nuovo. Bene, grazie e soprattutto a voi, benvenuti a questo corso su un tema affascinante, devo dire. Ecco che nel preparare ho avuto anche modo di valutare meglio e di apprezzare e di approfondire, quindi è un cammino che io faccio volentieri con voi. Ecco, vorrei anzitutto presentare oggi il tema, questo tema. E presentarlo nelle varie sfaccettature. Dunque, un tema si compone sempre di tanti motivi. Ecco, anzitutto vorrei oggi presentarvi tutti i motivi che avremo occasione di approfondire lungo il cammino. Quindi farò adesso una ouverture. Ouverture sia in senso letterario che in senso musicale. Ecco, una ouverture è quell'inizio che contiene già in qualche modo i futuri motivi. Ecco, però li contiene in nuce, cioè li contiene soltanto mostrandoli molto sinteticamente e molto brevemente. Quindi, ecco, per questo primo incontro vorrei un po' renderlo non propriamente su un testo biblico, non ci sarà un testo biblico che analizzeremo, mentre tutti gli altri incontri avranno un testo biblico. Ecco, quindi vi chiederei di portare la Bibbia, se l'avete, perché da domani in poi ci occuperemo di testi. Mentre in questo primo incontro io vorrei proporvi il tema soltanto come introduzione. Dunque, un tema articolato, quello del volto, un tema difficile anche perché dire volto significa dire tante cose. C'è una vastità di accezioni semantiche incredibile, c'è un'ampiezza di concetti che riguardano il volto che sono veramente meravigliosi ma anche molto articolati. Il volto di ciascuno è una magnifica sinfonia. È una magnifica sinfonia con motivi che si intrecciano, si rincorrono, si accavallano, si diversificano. Pensate soltanto al nostro volto. Pensate che nel volto abbiamo la vista, con il volto noi vediamo e siamo visti, poi abbiamo il motivo della parola, è nel volto che la nostra bocca parla le parole, abbiamo il motivo dell'ascolto, le orecchie che ascoltano, abbiamo il tatto, pensate alla suggestiva dimensione della bocca, il tatto con la bocca. E così potremmo continuare, no? Abbiamo l'odorato e così via. Dunque potremmo continuare. Ecco, pensate quante dimensioni, quanti motivi si intrecciano nel volto. Quindi è un tema difficile, articolato, e vedremo nella Bibbia fondamentale, sia a livello antropologico sia a livello teologico. Il volto dell'uomo, ma anche il volto di Dio. Ecco, vorrei iniziare però non dai temi antropologici o teologici, ma vorrei iniziare dagli aspetti linguistici. Dunque, nella nostra lingua italiana noi abbiamo
due termini per dire volto, volto e faccia. Derivano dal latino. La faccia deriva da faces e volto deriva da vultus, volvere e volgere. E c'è una grande discussione a livello di etimologia. La faccia, faces, molto probabilmente, non sto qui a riferire tutte le possibilità, ma molto probabilmente faces deriva da facere, fare, e dunque indica le fattezze, i tratti fisionomici, e quindi la fronte, gli occhi, la bocca, cioè la faccia, sono tutti quei caratteri che ci contraddistinguono, ecco, e che abbiamo in comune poi con gli animali, appunto a livello di fattezze. Invece il volto, molto probabilmente c'è il termine latino volvere, volgere, nel senso di volgere lo sguardo, sia nel senso di guardare e di essere visti. Però il volto indica qualcosa di più delle fattezze di una faccia. Il volto indica gli stati d'animo, i sentimenti che cambiano, la volontà, le passioni, i desideri. Ecco, e quindi è qualcosa di più profondo, di più radicato. Il volto è qualcosa che ci contraddistingue. Noi non ci esauriamo nelle nostre fattezze fisionomiche. I nostri caratteri non rendono in realtà quello che passa nella nostra anima. È vero che già nell'antichità si diceva che il volto è lo specchio dell'anima. Ecco, dunque la faccia, le fattezze sono in qualche modo lo specchio di ciò che ci turba, di ciò che ci appassiona, di ciò delle nostre ansie. Ecco, in ogni caso, questo che è, diciamo, un po' quello che in italiano noi comprendiamo, se andiamo invece alla Bibbia ebraica, c'è una differenza significativa. Un po' anomala per noi. Non c'è volto al singolare. In ebraico non esiste volto, non esiste faccia al singolare. Il termine ebraico è panim e im è la desinenza del plurale. Dunque, ecco, ho voluto intitolare questo primo nostro incontro: non esiste il volto al singolare. Perché? Perché la lingua ebraica, tutto il Primo Testamento, sapete, certo, alcuni passaggi sono in ebraico, la lingua ebraica non ha il singolare, ha panim. Cioè, quasi che il volto debba essere compreso come pluralità, come relazione. C'è un bravo esegeta che ha insegnato al biblico, Simeon Iofre, adesso non insegna più. Simeon Iofre dice che panim è un termine relazionale. Dice relazione. E no, appunto, non esiste al singolare, dice pluralità. Ecco, e vedremo che dice relazione in molti sensi, in molti significati. Ecco, dunque il volto non esiste al singolare. Questa è una bella provocazione, no? Il volto non esiste al singolare. Vediamo il termine greco. Nel Nuovo Testamento il volto è to prosopon. In greco è un neutro. Prosopon, anche qui c'è una... sì,
è il singolare, prosopon è singolare, no? Quindi abbiamo il termine al singolare. Però abbiamo una particolarità molto significativa. Prosopon è composto da pros, che è una preposizione che indica verso qualcuno o verso qualcosa, pros, incontro, e poi la radice opsis, opsis significa occhio, quindi prosopon implica uno sguardo, un guardare, un essere guardato, uno sguardo rivolto verso qualcuno, verso qualcosa. Quindi anche il termine greco prosopon indica una dinamica, un dinamismo. Non è qualcosa di statico. Pros indica dinamicità. Quindi è un dinamismo. Dunque vedete, sia in ebraico sia in greco abbiamo queste particolarità, dunque panim e prosopon. Ecco, le dobbiamo imparare perché ritorneranno molto spesso nei nostri incontri. Da questo possiamo già derivare qualcosa. Prima di entrare più dettagliatamente nella dimensione antropologica e teologica. Cioè, l'uomo, più che avere un volto, è un volto. Non dovremmo dire io ho un volto, dovremmo dire io sono un volto. Prosopon e panim dicono un'identità, dicono l'uomo, dicono la ricchezza, la problematicità di ogni uomo, ma dicono anche la dignità dell'uomo. Tant'è vero che nell'antichità a prosopos, dunque prosopon significa volto, se io davanti a prosopon metto una A, alfa privativa in greco si chiama, se metto una alfa privativa significa non volto. Dunque, si danno degli uomini che non hanno volto, oggi come ieri. Ci sono degli uomini che non hanno volto, che non hanno dignità, perché il volto è la dignità. Il volto definisce l'uomo, lo vedremo meglio. Ecco, aprosopos significa senza volto. Qualcuno che non ha nulla da offrire alla vista. Qualcuno che non viene visto. Non viene visto, cioè non viene considerato. E dunque insignificante. Non ha senso, non ha significato. È insignificante. Potete immaginare che nell'antichità chi non aveva volto era lo schiavo, per esempio. Lo schiavo era un aprosopos, una persona non vista, non, senza dignità. Ecco, ed essere senza volto costituiva ovviamente, ecco, la dimensione più vergognosa dell'uomo. Ma anche noi oggi, se ci pensiamo, senza volto, i senza volto, ecco, indicano proprio, ecco, quelle persone che molto spesso, a cui molto spesso non vogliamo dare un volto. E allora, ecco, sulla base di questi aspetti più che altro linguistici, no? Ecco, che cosa significa nella Bibbia avere un volto? O meglio, che cosa significa nella Bibbia essere un volto? Cosa significa nella Bibbia che Dio è un volto, che l'uomo, la donna sono un volto? Dunque, che cosa significa
questa definizione dell'uomo e di Dio attraverso il volto. Attraverso il volto. Ecco, è quello che noi cercheremo di fare, di capire in questa settimana. Dico subito, un tema, l'ho detto all'inizio, un tema complesso, articolato, difficile, perché vedremo quanta complessità c'è nel volto umano, però è un tema affascinante, perché che cosa saremmo senza un volto, appunto? Che cosa sarebbe l'uomo senza un volto? E che cosa sarebbe Dio senza un volto? Eppure vedremo sempre più profondamente, ecco, che essere un volto richiama tanti aspetti, ecco, che io cercherò adesso di mostrarvi a livello antropologico, a livello teologico, prima di affrontare i testi biblici da domani in poi. Ecco, allora adesso proviamo a trasferirci dal piano lessicale al piano antropologico e teologico. Io parlerò sempre di Dio e dell'uomo insieme, ma lo faccio appositamente, perché in fondo il volto di Dio è il volto dell'uomo, perché il volto dell'uomo è immagine e somiglianza di Dio, quindi, ma lo comprendiamo a poco, dunque non parlerò di Dio in cielo e dell'uomo sulla terra, no, parlerò del volto di Dio e del volto dell'uomo e cercherò di vedere, ecco, come si relazionano i due. Ecco, proviamo allora adesso a presentare alcuni aspetti. Ecco, che vedete qui in questo schema che vi ho voluto presentare nel primo incontro. Anzitutto, il primo aspetto, il volto esprime l'identità di Dio e l'identità dell'uomo. Il volto esprime l'identità della persona, è l'identità della persona, l'identità dell'uomo e l'identità di Dio. Dunque, il volto è la nostra identità. Questo significa che ciascuno di noi nasce con un volto, non solo con un volto, nasce con quel volto che appartiene solo a noi, che fin dall'inizio costituisce il punto di convergenza di ogni sguardo. Lo sguardo è sul volto, un volto dunque unico, irrepetibile. Certo, è un volto che giorno dopo giorno viene forgiato dalla nostra storia, viene forgiato dalla sofferenza, dalle tracce del tempo, dalle vicende della vita. Ricordo il volto di mia mamma, segnato alla fine, ecco, da una vita intera, mi sta davanti. Ecco, eppure si tratta dello stesso volto, lo sappiamo solo noi. Soltanto io lo so, perché se qualcuno mi ha visto a 20 anni e qualcuno mi vede adesso, probabilmente non mi riconosce e credo che nessuno di noi viene riconosciuto. Però noi sappiamo che si tratta dello stesso volto. La nostra identità è espressa da quell'unico irrepetibile volto che abbiamo sin dal seno materno. La vita poi lo modella a seconda delle vicende esistenziali. Il nostro volto assume diverse variazioni. C'è Romano Guardini che ha scritto un magnifico libretto sulle età della vita. E le ha scritto questo libretto quando era in età avanzata. Mi pare anche adesso Enzo Bianchi, no? Ha parlato e ha scritto qualcosa sulla vecchiaia, il nostro Enzo. Bene, noi, certo,
il bambino, la magnificenza del bambino, sapete qual è? Lo dicevo l'anno scorso. Quando si sentono le omelie e si sente magari un'omelia su Gesù che dice chi non diventa come bambino non entrerà nel regno dei cieli, ecco subito, l'idea, la prima idea che viene e che viene anche detta è che il bambino è innocente. Ma oggi basta una mamma, tutte le mamme sanno che il bambino non è innocente. Il bambino è furbo, il bambino sa essere crudele, il bambino non è innocente. Il fascino del bambino è un altro. Il fascino del bambino è che si hanno tutte le possibilità davanti. Quando si nasce e quando si è bambini, tutto ci sta davanti, tutto è possibile. Tutte le strade sono aperte. Poi, man mano che avanziamo nell'età, le strade incominciano a restringersi. Si restringono sempre di più, fino a che non rimane poi un'unica strada. Quando siamo anziani, quando abbiamo i capelli bianchi, la strada che ci sta davanti, non sono tante le strade, rimane un'unica strada. Eppure, ecco, vedete, dunque abbiamo il bambino dalle infinite possibilità, quel bambino diventa adolescente, un adolescente inquieto, un adolescente proteso verso traguardi futuri, quell'adolescente diventa uomo maturo. Quindi uomo responsabile che assume le responsabilità di una famiglia, di un matrimonio, di un uomo, di una donna. Quindi assume dei compiti nel lavoro, nella vita. Ecco, e poi diventa un vecchio. Il vecchio che non ha molte aspettative future, con una visione della vita più sobria, molto più realistica. Ecco, tuttavia, in questo avvicendarsi delle stagioni rimane l'unico identico volto. Siamo noi, sono io. Io, che ho i capelli bianchi, sono quel bambino che fui. Io so che il mio volto, oggi, il mio volto si stupisce di fronte agli stessi eventi per cui avevo lo stupore fin da bambino, davanti al mondo. Sono le stesse lacrime, è la stessa sofferenza, è lo stesso sorriso. Dunque, nell'avvicendarsi il volto esprime la nostra identità, esprime chi siamo, anche se lo sappiamo solo noi, che oggi sono quello che ero ieri. Nel senso, non che sono rimasto uguale, ma il mio volto, la mia identità, ecco, è rimasta la stessa. Quindi il volto è veramente caratterizza tutta la vicenda di un uomo. È stato detto che moriamo con il volto del bambino che fummo. Mi ha sempre colpito. Perché è vero, credo, moriamo con il volto del bambino che fummo. Dunque, la nostra identità. E dunque il volto esprime la nostra carta d'identità. È una, insieme alle mani, talvolta, comunque, è una delle fattezze più esposte. Il nostro volto è sempre nudo, a differenza del corpo che viene rivestito da altri. Il volto no. Il nostro volto è un discorso e l'alfabeto del volto, sono i gesti, i movimenti della bocca, in qualche modo è veramente epifanico, è veramente un'epifania il volto, è un'epifania, manifesta talvolta la nostra appartenenza sociale,
il volto traccia una via per riconoscerci, anche se è molto diverso da quella di un manichino. Anche il manichino ha un volto, ma il volto dell'uomo non è quello del manichino. Perché? Perché un manichino è un viso di parvenza, non ha carne, non ha sangue, non ha vitalità, non è espressivo. Ecco, il nostro volto sì, ci esprime per quello che siamo. E tuttavia, ecco, è la nostra carta d'identità, e tuttavia il nostro volto rimane un mistero. Perché? Beh, anzitutto perché siamo capaci di velare. È vero che il nostro volto svela, ma è vero anche che il nostro volto vela i sentimenti. Siamo capaci di nasconderli. Le sensazioni, per esempio, le nascondiamo talvolta. La nostra identità rimane nascosta, talvolta rimane nascosta perfino a noi stessi. Non sappiamo chi siamo, non sappiamo veramente l'identità del nostro volto. Talvolta ci domandiamo, io vi leggerò un bel poema di Dietrich Bonhoeffer, ma sono questo o sono quello? Sono quello che gli altri dicono di me o sono quello che io so di essere? E poi, oggi sono questo e domani sono quello? Dunque, questo mistero del volto, è vero che il nostro volto è epifanico, però è anche un mistero, nel senso che talvolta rimane un enigma non soltanto per gli altri, per chi ci guarda, perché è chiaro che ci nascondiamo, ma rimane un enigma per noi stessi. Talvolta non ci comprendiamo, o almeno non abbiamo quella comprensione così totale, esaustiva, che dovremmo avere. Non sappiamo chi siamo. Ecco, questo aspetto dell'identità e del mistero lo troviamo anche a livello teologico. Se ci spostiamo dal piano antropologico al piano teologico, nella Bibbia Dio comunica con l'uomo attraverso il suo volto. Per esempio, avete presente quella bellissima benedizione che si trova nel libro dei Numeri, al capitolo 6, al versetto 26, ecco che noi leggiamo, la liturgia ci fa leggere all'inizio dell'anno: ti benedica il Signore, ti custodisca, il Signore faccia risplendere per te il suo volto. Cioè, questa è un'espressione ebraica nel senso di dire il Signore ti mostri il suo volto benevolo, il suo volto sorridente. Dovremmo tradurre così, ti mostri, quasi a dire, Dio si manifesta all'uomo mediante il suo volto, guardando l'uomo, cercando l'uomo. Quindi si manifesta attraverso il volto. Quando volge lo sguardo all'uomo, ecco, Dio manifesta la sua identità, la sua verità. D'altra parte, però, questa identità di Dio rimane nascosta, misteriosa. Tanto è vero che in Esodo si parla di Mosè, Esodo 33, si parla di Mosè con cui Dio parlava faccia a faccia come a un amico, ma poi subito dopo si dice che Mosè lo deve vedere di spalle, perché nessuno può vedere Dio nel volto e restare in vita. Quindi abbiamo questa duplicità, questo intreccio tra identità e mistero, tra Dio che si mostra e Dio che si nasconde. Tant'è vero che Dio, una delle metafore più belle, lo vedremo, che parlano di Dio è la nube. La nube manifesta e nasconde. Quindi abbiamo
la presenza di Dio, ma abbiamo anche l'assenza di Dio. Un po' come il nome. Ed ecco, qui c'è un'associazione molto forte tra il volto e il nome. Pensate al nome. Il nome di Dio non lo si pronuncia, non lo si può pronunciare. Adonai. Ma Adonai, ecco, è soltanto ciò che diciamo. Perché? Perché il nome di Dio è santo. Perché il nome di Dio è altro. Esattamente come il volto. Il nome e il volto. Lo si può vedere, ma poi quando lo vediamo lo possiamo vedere solo di spalle. Il nome non possiamo pronunciarlo, anche se sappiamo che ogni manifestazione di Dio, ecco, è una manifestazione del suo nome. Bene, questo è il primo aspetto, vedete? È il primo aspetto della verità del volto, potremmo dire così. È l'aspetto della identità e del mistero. Secondo aspetto, sia a livello antropologico che a livello teologico. Il volto richiama, dice, alterità. E dunque il volto dice relazione. Dunque è vero che il volto dice presenza, dice identità, ma il volto dice anche alterità. E dice anche relazione. In che senso? Primo, il volto dell'altro è importante, è fondamentale per comprendere chi io sono. Per comprendere la mia identità ho bisogno di un altro. Ho bisogno di qualcuno che mi guardi. Ho bisogno di un volto che mi guardi. Lo dico in altra maniera, io mi percepisco attraverso lo sguardo di un altro. È stato soprattutto un filosofo che io chiamerei il filosofo del volto. È un filosofo, molti di voi lo conoscono, immagino, Levinas. Levinas è un ebreo nato in Lituania nel 1905, e lo chiamo il filosofo del volto perché nessuno come lui ha parlato del volto umano nei termini nei quali io vi sto parlando. Ecco, Levinas dice che nessuno vede il proprio volto, a meno che non ci mettiamo uno strumento come lo specchio, però questo non è vedere il volto. Ma io non percepisco il mio volto adesso, io percepisco il mio volto attraverso il vostro sguardo. Cioè è il vostro sguardo che mi dice, attraverso il vostro sguardo, che io so chi sono. E sapete questo quanto è vero a livello di relazioni primordiali. Se un bambino non viene guardato, e non viene guardato con amore, se non siamo visti, non esistiamo. Se non siamo visti da qualcuno, non esistiamo. Anzitutto non siamo noi che vediamo, il bambino non vede, quando ancora non vede il bambino è visto da altri. E queste situazioni primordiali sono situazioni fondamentali per la stima di sé, per la percezione che abbiamo di noi stessi e così via. Dunque, noi siamo visti da altri, e il nostro volto è messo in relazione con altri volti. Pensate quante volte guardando un bambino si dice somiglia a. Quindi qualcuno vede il bambino e lo mette in relazione con altri.
Questo è molto importante a livello antropologico, ma è importante anche a livello teologico. Sapete, una delle differenze tra la religione greca e la Bibbia ebraico-cristiana è proprio questa, che la religione greca presenta l'uomo che indirizza il suo sguardo verso gli dèi. La Bibbia ebraico-cristiana non dice anzitutto, prima di tutto, che l'uomo deve guardare Dio. La Bibbia ebraico-cristiana dice che l'uomo è guardato da Dio. Prima di fare qualcosa per Dio, è Dio che fa qualcosa per l'uomo. È lo sguardo di Dio, faccia brillare il suo volto su di te o su di voi. Questa è, direi, fondamentale. Non siamo noi che cerchiamo Dio, è Lui che ci ha cercato per primi. Faccia brillare il suo volto su di te. Quindi io esisto soltanto se qualcuno mi guarda. E la percezione che ho del volto degli altri, la ricerca del tu, dipende dallo sguardo che gli altri hanno su di me. Non solo da questo, ma fondamentalmente da questo. Lo sguardo che l'altro ha su di me, ecco, segna in qualche modo il mio cammino di ricerca del tu. Soltanto se io sono guardato, allora questa ricerca faticosa del tu diventa un senso, ha un senso. E qui entra un altro aspetto, si intreccia un altro aspetto. Prima abbiamo visto l'intreccio tra il volto e il nome. Ma qui entra un altro aspetto fondamentale, l'intreccio tra volto e parola. Se qualcuno mi rivolge la parola, se qualcuno mi parla, ecco, questo è fondamentale per poter in qualche modo rispondere e cercare con il nostro sguardo il tu. Ecco, questo è il primo aspetto dell'alterità, primo aspetto. Quindi che il volto dell'altro rende possibile la mia soggettività. Ma c'è un secondo aspetto, e qui Levinas ancora lo sottolinea in maniera... Dire che il volto è alterità significa che dire che il volto dell'altro è altro da me, è altro dal mio ed è altro da me. Cioè, l'alterità del volto significa che l'altro non è una mia appendice, che l'altro è altro nel senso forte. Bisogna essere separati e riconoscere la separazione per poter in qualche modo riconoscerci e riconoscere l'altro. Noi spesso, vedete, diamo molta importanza all'empatia, al contatto immediato. Se si annulla l'alterità, se si annulla il fatto che l'altro è altro da me, si rischia di annullare ogni dialogo e ogni comunione. Può sembrare strano quello che sto dicendo, ma vedete, il faccia a faccia, lo vedremo, lo studieremo, ne parleremo, il faccia a faccia è fondamentale per la comunione dei volti. Non ci può essere comunione dei volti se io catturo l'altro. Se io lo faccio mio, l'alterità è fondamentale.
la tentazione è quella di voler inglobare l'altro. E questo è spesso il fallimento del matrimonio, il fallimento di un legame affettivo. L'altro esiste prima di ogni mia iniziativa e di ogni mio potere. La vicinanza esige la distanza. Quando Dio scende sul Monte Sinai, il Monte Sinai deve essere circondato e nessuno si deve avvicinare. Può sembrare, ma la vicinanza esige la distanza. La santità di Dio, Dio è santo, sapete perché? Perché Dio è altro. Noi abbiamo fatto sì che la santità dipenda dai miracoli, ma la Bibbia mai parla di miracoli quando i santi, va bene, fanno anche i miracoli, ma li fanno tanti i miracoli, anche quelli che non sono santi, anche quelli che sono stregoni. Cioè, nella Bibbia, nel discorso biblico, non è il miracolo che caratterizza la santità. Dio è santo perché è altro da me. Io sono Dio e non un uomo, sto citando Osea. Io sono Dio e non un uomo, io sono il santo in mezzo a te. Dire io sono il santo equivale a dire io sono Dio e non un uomo. Dunque la santità è l'alterità ed è l'appartenenza, cioè Dio è santo, ma proprio perché è altro, lui ha voluto appartenere a noi. Ecco l'appartenenza. Bene, tutto questo che ho detto dell'uomo è vero anche per Dio. Dio è altro. Il fatto della nube, abbiamo parlato prima della nube. Cosa ci dice la nube? Ci dice che il volto di Dio è nascosto, che è altro da me. Io sono Dio e non un uomo. È paradossale, vero? È paradossale, ma vero. Soltanto riconoscendo la distanza, io appartengo. L'appartenenza è possibile soltanto se si riconosce la distanza, se si riconosce che l'altro è altro da me. La comunione è possibile soltanto se si riconosce la distanza. Terza caratteristica, andiamo verso la fine, la terza caratteristica del volto. Dunque abbiamo detto il volto è identità, il volto è alterità, terzo, il volto è responsabilità. Cioè, lo dico ancora con Levinas, al volto appartiene l'agire etico, il volto è responsabilità. E cioè, che cosa significa? Significa che primo, la responsabilità è costitutiva del volto. Se abbiamo un volto, se un uomo ha un volto, è un uomo responsabile. Se un uomo non avesse un volto, se potesse cancellare il suo volto, se un uomo potesse camuffare il suo volto, assumiamo la maschera, per esempio. Assumendo una maschera ci sbarazziamo del nostro volto, ci sbarazziamo del nostro io, non ci facciamo riconoscere, disgreghiamo la nostra identità. E voi sapete, possiamo assumere la maschera in tanti... Ecco, che cos'è la maschera? La maschera è un volto per procura, un volto fittizio. Ecco, e questo volto fittizio offre, la maschera, offre la possibilità di rivestire tutti i volti possibili, non sono più io. La maschera è di Arlecchino, è di Cenerentola, non so, tutti i volti possibili. E questo fa sì che non ci assumiamo la responsabilità. E la responsabilità è propria del volto, del mio volto. Un uomo mascherato non è un uomo che si assume la responsabilità.
Un uomo mascherato è un uomo che si sdoppia. E lo sdoppiamento fa sì che, ecco, non siamo più noi responsabili di ciò che facciamo, di ciò che siamo. Ma c'è un altro aspetto. Il volto dice responsabilità perché? Perché chi rivolge all'altro il suo sguardo, il suo volto, gli dice mi importa di te. Chi volge a un altro il suo volto gli dice tu sei importante. Sono io il custode di mio fratello? Genesi 4, versetto 9. Appunto, sono io il custode di mio fratello? Dio aveva chiesto, dov'è tuo fratello? Dov'è? Questo situarci, questo collocarci, ci rende responsabili. Il volto è una sfida al mio potere, al mio desiderio di possesso, all'onnipotenza. Il volto mi dice, tu sei responsabile dell'altro. Vi leggo una citazione di Levinas, che dice così, il volto è ciò che non si può uccidere, o almeno ciò il cui senso consiste nel dire tu non ucciderai. Ecco, il volto non si può uccidere, l'altro non si può uccidere. Il volto dell'altro mi mette in discussione, il volto dell'altro mi obbliga ad assumere la responsabilità. Così si realizza la cape, soltanto se noi diventiamo responsabili di qualcuno. Un rischio grande della cultura del nostro tempo è la cultura del selfie. Ci sono tante cose buone, eh? Il nostro tempo ci dà delle possibilità meravigliose. Però c'è una certa cultura del selfie, della macchina digitale che inquadra il nostro volto, che coltiva il nostro volto, che ci porta a un esasperato autosolipsismo, che ci porta a ingigantire talvolta le fattezze dei nostri volti, i tratti fisionomici, ma non a capire veramente chi siamo, non a capire veramente il nostro volto. Il nostro volto è possibile comprenderlo solo se diventiamo responsabili di qualcuno. Questo è uno degli aspetti fondamentali del mondo della Bibbia, solo se diventiamo responsabili di qualcuno. Concludo, perché ormai siamo arrivati. Dunque, abbiamo detto tre cose fondamentalmente. Abbiamo detto anzitutto che il volto custodisce la nostra identità, il nostro mistero. Nel volto noi siamo conosciuti, ma il nostro volto ci sottrae anche. Comunque, il nostro volto ci definisce, è la nostra carta d'identità. Secondo, abbiamo detto che il nostro volto è possibile conoscerlo soltanto nell'alterità, e cioè nel faccia a faccia. Il riconoscimento dell'altro rende possibile la comprensione del mio volto. E terzo, abbiamo parlato di panim, e cioè del volto in relazione, del plurale, ecco, del raffronto dialogico, dell'intertestualità. I nostri volti sono in dialogo, un dialogo intertestuale, una comunicazione, essere faccia a faccia, l'uno di fronte all'altro. Ecco, questo significa
non solo essere altro, ma significa farsi altro. Farsi altro. Bene, ecco, così abbiamo fondamentalmente iniziato il nostro cammino con tutta una serie di motivi. Avete visto che non ho approfondito, ho soltanto detto quali sono i motivi. Allora, per concludere, veramente per concludere, io vi do adesso un po' il programma che ci sta davanti con una breve bibliografia molto, ecco, molto succinta. E il programma che sta davanti, adesso qui avete un foglio, ve lo potete prendere. Guardate, io li lascio qui, così che potete prendere. Lunedì, dunque, dobbiamo imparare sempre una parola o diciamo un sintagma, qualcosa. Ecco, il primo nostro incontro abbiamo imparato panim e prosopon. Dunque, panim e prosopon, il volto non è al singolare. È un po' questa introduzione che ho fatto. Poi, domani ci incontreremo due volte. Ecco, vedremo faccia a faccia l'ikreo e poi vediamo il volto di sé, quindi l'identità. Ecco, in un testo biblico vedremo che cosa significa l'identità del volto, la carta d'identità. Mercoledì vedremo il volto dell'altro e il mistero del volto. Poi vi spiegherò le parole ebraiche, va bene? Quindi non c'è, ma il volto dell'altro e il mistero del volto. Giovedì ci sarà un solo incontro perché il pomeriggio in genere tutte le settimane il giovedì pomeriggio è libero. Dunque verremo al Nuovo Testamento, mentre tutti gli incontri, i primi incontri sono del Primo Testamento, dell'Antico, io preferisco dire primo, come prima, come diceva anche Manicardi, Luciano. Verremo al Nuovo Testamento e nel Nuovo Testamento vedremo la parola che diviene volto, vedremo volto e responsabilità e concluderemo con aprosopos, il senza volto, il volto sfigurato, e sabato mattina siamo a Bose, per cui la festa della trasfigurazione è fondamentale, vedremo il volto trasfigurato. Quindi faremo un cammino, vedete, un cammino che va dall'antico al nuovo, ecco, cercando un filo rosso, ecco, in filigrana di capire chi siamo e che cosa indica la responsabilità del nostro volto. Riguardo alla bibliografia, e andiamo adesso, ecco, alla bibliografia, vi ho scelto soltanto alcuni proprio dei testi, sapete. Vi dico subito, per gli specialisti, per coloro che vogliono misurarsi con il greco, con l'ebraico, dunque, ci sono due articoli, quello di Lose e quello di Simianofre, che sono in Grande Lessico del Nuovo Testamento, Lose, prosopon, e Grande Lessico dell'Antico Testamento, quello di Simianofre, panim. Ecco, questi due sono molto densi, direi per specialisti, per coloro che vogliono affrontare a livello scientifico una tematica che ha tanti risvolti e tante complicanze, e quindi ecco, direi che sono i due migliori articoli che riguardano il volto, però sono di una certa caratura, quindi ecco, quello di Lose e quello di Simianofre. Poi invece ho messo due testi che direi saranno molto graditi a quelli che vogliono spaziare dalla filosofia alla letteratura, alla Bibbia, ecco, e sono
i due testi, uno di Scognamiglio, Il volto di Dio nelle religioni, un'indagine storica, filosofica e teologica, e l'altro è Vinci, Il volto nel pensiero contemporaneo. Vinci è l'editore, ma ci sono tanti articoli sul volto di tanti autori, ecco un librone, questo ce l'ho, perché ha costituito anche un po' un punto di riferimento, anche per me, qui ci sono tanti, tantissimi autori, ecco, però è piuttosto sostenuto, piuttosto difficile, non... è di natura filosofica, letteraria, storica, teologica, ecco, un po'. Ecco, questi due però, Scognamiglio e Vinci, vi danno uno sguardo un po' più ampio. Poi vi sono invece dei libri che sono dei piccoli gioielli che tutti possiamo comprendere, possiamo capire. Uno, sono piuttosto datati, perché Chenu è un libro qui che è stato pubblicato da Kikaion, da Bose, Tracce del volto, è molto bello, però è anche esaurito, è difficile trovare, ma se vi capita, certamente è un libretto che bisogna leggere. E poi, Alla ricerca del volto, è un piccolo opuscolo, ben fatto, ma è del 2008 ed è stato consegnato insieme al giornale Avvenire, c'è lì anche un articolo di Enzo Bianchi sul volto, però anche questo è difficile trovarlo ed è difficile, diciamo, ecco, sì, averlo a disposizione. Oltre a tutti questi, vi ho segnalato Levinas. Levinas ha scritto tante opere sul volto, io vi ho indicato quella che più definisce, a mio parere, Levinas, è Totalità e Infinito. Levinas è un filosofo molto difficile da comprendere, la natura è filosofica. Noi ovviamente, ecco, questi sono i libri che hanno un po', che sono sullo sfondo del nostro. Il nostro cammino non sarà così, il nostro cammino sarà un testo biblico, però significativo per i temi che vi ho presentato questa sera. Quindi da domani incominceremo a prendere dei testi biblici, dell'Antico e del Nuovo, e cercheremo di riflettere su questi testi, ecco, in maniera biblica, quindi esistenziale, non in maniera esegetica propria. Ci saranno dei testi che io commenterò più a livello esegetico, ma altri più a livello sapienziale. Bene, che Dio ci accompagni in questo guardarci e guardando gli altri. In questi giorni ci guarderemo, ecco, e questo guardarci ci aiuti a essere responsabili.